Amici di Bici da Strada, bentornati sul canale. Oggi insieme a Daniele, che vedete Ciao a qui tutti. alle mie spalle, faremo un video un po' diverso dal solito, un video che sappiamo già che farà discutere, che vi scatenerà nei commenti, perché l'oggetto saranno le e-road bike, più in particolare il rapporto tra le bici da strada elettriche e le bici tradizionali. Nello specifico andremo a vedere quello che può essere una delle motivazioni di acquisto di una e-road bike, un suo potenziale utilizzo, cioè uscire divertendosi insieme a un amico o amici più allenati di noi. Situazione che normalmente potrebbe creare qualche difficoltà perché o chi è più allenato va molto più piano del solito, o chi è poco allenato invece si deve fare l'uscita dall'allenamento sempre a tutta, quindi tornando troppo stanco. Nello specifico io ho un allenamento medio, Daniele però è molto più preparato di me. Attualmente Per sì. chi è abituato con un po' di watt, viaggia intorno ai 5 watt chilo, sbaglio Sì, Daniele, più o meno. all'FTP all'incirca 5 watt, quindi. Quindi chi conosce un po' i numeri sa che va forte, perciò se lui volesse farsi un allenamento tirato mi farebbe faticare tanto, forse troppo. Quindi alla fine cosa succede? Che lui uscirà con la sua bici che utilizza normalmente, che è una Giant ICR. Io invece utilizzerò questa Pinarello Nitro E7, una bici con telaio in fibra di carbonio, gruppo Shimano Ultegra DI2, è equipaggiata con un motore TQ HPR 50 che ha appunto 50 Nm di coppia, 300 watt di potenza massima di picco, batteria qui nascosta sul tubo obliquo da 360 watt/ora, con tre livelli di assistenza che sono completamente configurabili tramite l'app e che possono essere poi gestiti dal display qui che trovate sul tubo orizzontale o eventualmente associando i dispositivi compatibili come il Garmin Edge 1040. Bene, Daniele, io guarda, ho caricato la batteria completamente, quindi direi che possiamo partire. Andiamo a Pure io farci batterie questo cariche. allenamento e strada facendo raccontiamo un po' quello che come stanno andando le cose. Allora, siamo partiti da poco, qui adesso siamo più o meno in pianura, leggero falso piano, andiamo a 27-28 km orari, vedete che io riesco a stare tranquillamente di fianco, siamo a 200 watt circa, quindi considerate che io peso 67 kg, perciò sforzo più che sostenibile. Ecco, abbiamo preso la salita, Daniele sta facendo un po' di lavori. Dani, quanti watt stai salendo adesso? 320 circa, 320 watt, Non che per fatevi me ingannare dal fatto che non fa tanta fatica, ma è la FTP circa. esatto, quindi lavoro in soglia e io in questo momento sono intorno, ecco, ai 2,20, 2,10, adesso sto calando un po' a 180 e sono a livello intermedio, quindi se volessi faticare un po' meno posso mettere anche il livello di potenza Pratica Nicola va a maggiore. spasso. No, non a spasso però. Quasi, però io sto intenso. Esatto. Diamo anche un riferimento, visto che parliamo di watt, relativo ai pesi, perché sono importanti. Daniele ha circa 62-63 kg, io sono 67, quindi la differenza di peso non è particolarmente importante. Adesso provo a mettere anche la potenza maggiore, così vedete quanto cambia anche l'erogazione della mia potenza, che è quella che vedete in questo momento a 200. Adesso ho messo la potenza massima della bici, sono sceso sotto i 200 watt, 170, 180. Tu Daniele in questo momento quanto sei? Ecco, 326. quindi sono quasi 150 watt, 140 watt di differenza. Io in questo momento non sto facendo tanta fatica, ma anche una persona magari meno allenata, per cui 200 watt sono comunque un buon passo, si può divertire perché comunque la fluidità di pedalata è ottima, è molto naturale, non senti. Dà un po' l'idea, oggi vedete che c'è tanto vento, dà un po' l'idea che si va a pedalare con del bel vento a favore. Oh, la paura di molte persone che vorrebbero acquistare la bici elettrica da strada e cosa succede dopo i 25 km orari, quindi quando trascina il motore. Ecco, ora Daniele sta facendo un po' di medio. Daniele, quanti watt sei? 260-270. Ok, quindi io riesco a stare a ruota, siamo intorno ai 200, 210, quindi più o meno come
quando si sta a ruota normalmente, senza fare particolare fatica. Siamo a 37, 38 in base alla strada, oggi c'è anche del vento, quindi si fa anche un po' più di fatica, però ecco, sono i 200 watt, riesco a stare a ruota senza che la bici mi faccia faticare di più. Ora qui siamo di nuovo in salita, più ripida rispetto a quella precedente. Daniele adesso farà di nuovo dei lavori, questa volta un po' più intensi, diciamo da soglia a sopra soglia, quindi adesso io qui sono a livello 2, ma dovrò mettere quello più potente. Daniele, quanti watt sei? 406. Allora io adesso, Daniele ha 400, non so se avete sentito, io ho fatto un picco a 300 per accelerare, adesso sto intorno ai 220-230 con il massimo dell'assistenza, eh? Poi è chiaro, se volete fare un po' più di fatica basta mettere il livello intermedio, se invece volete farne un po' di meno si può lavorare sull'erogazione del motore tramite l'app, perché questa erogazione impostata da Pinarello, a mio avviso, è interessante, molto fluida, molto naturale, ma non sfrutta il motore proprio al massimo delle sue potenzialità, quindi si potrebbe avere ancora più potenza e assistenza. Daniele, quanto sei? 380. 380, io però sono a 200, quindi 220, capite che la differenza è notevole, e comunque sto facendo, per quanto mi riguarda, un po' di fatica, quindi mi sto allenando comunque, non è che mi porta la bici. Ecco, questi sono i tratti in cui con la bici elettrica si fatica un po' di più, c'è falso piani, in cui si va sopra 25, se avete un po' di gamba, il motore non attacca e quindi la bici pesante si sente, questi se uscite in compagnia evitateli. Allora, eccoci qua, abbiamo concluso il nostro giro, Daniele, circa 50 km, un paio d'ore, perché oggi il tempo a disposizione era questo, circa 600 metri di dislivello, quindi non durissimo ma neanche troppo... Classico giretto infrasettimanale. Esatto, tu ti sei un po' allenato in salita, la differenza sostanziale, io ho fatto 170 watt normalizzati e tu, Daniele, quanti ne hai fatti? 209 e sono più leggero. Quindi circa 40 watt di differenza, che non sono pochi. Io poi, come vi dicevo, non l'ho usata al massimo del motore perché volevo comunque faticare un po' a fare pedalare, si può aumentare anche quelle che sono le impostazioni, quindi si può faticare ancora di meno se qualcuno è ancora meno allenato. Detto questo, fra l'altro vi faccio vedere anche l'autonomia rimasta della batteria, che è ancora del 68%, quindi volendo potremmo andare a fare tranquillamente un giro da oltre 100-120 km. Perciò, quando spesso ci chiedete perché dovrei comprare una bici elettrica da strada, non solo è rivolta a chi ha magari una certa età e non riesce più a fare certi giri, o a chi ha problemi di salute, ma anche a chi per vari motivi, magari anche di lavoro, famiglia, non può più allenarsi durante la settimana e nel fine settimana vuole farsi un giro in compagnia degli amici. Una cosa importante, dicevi tu, Daniele, sul percorso da scegliere, sì, giusto? Sì, perché hai detto tu stesso che sui tratti un po' falso piano in salita, vallonato, dove la velocità va sopra i 25, 26, 27 orari, ovviamente devi spingere una bici da oltre 12 kg e fatichi di più. Quindi se una persona non è allenata, magari meglio scegliere dei percorsi con salita anche più ripida, perché io quando sulla strappo ripido io stavo veramente spingendo forte e lui parlava, quindi percorso... lì è veramente utile. Salita e discesa, sui percorsi salita e discesa secondo me è l'ideale. Oppure pianeggianti in cui ti metti a ruota, chiaro. Che il problema semmai c'è nei tratti di falso piano. Sì, falso piano. Bene, dai, non ci dilunghiamo oltre. Se non vi siete ancora iscritti a Bici da Strada, iscrivetevi. Qui sotto trovate anche il test di questa Pinarello Nitro se vi interessa. E appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti. Ciao.